Bentrovati, oggi parliamo di uva. Vi porto l'esempio di un nostro associato che ha assicurato, deciso di assicurare la sua produzione nel comune di Pianello Valtidone. L'anno è il 2019 e il valore della produzione di uva da vino è di circa 31.000 euro. Questo socio ha avuto un costo di polizza pari a 704 euro. Allora, in questo costo includiamo tutti i costi burocratici, ma da questo costo sottraiamo il contributo che l'agricoltore percepirà. Nell'anno 2019 questo agricoltore ha ottenuto un risarcimento di circa 16.000 euro. Allora, andiamo a vedere che cosa sarebbe successo se avesse deciso di non assicurare. Sicuramente avrebbe risparmiato i 704 euro. E per recuperare il risarcimento non ottenuto avrebbe dovuto risparmiare questi 704 euro per altri 22 anni, sperando che in questi 22 anni di non incontrare altri eventi atmosferici negativi come grandine, vento forte, eccesso di pioggia o altro. Vi invito per qualsiasi chiarimento a commentare sotto. Vi ringrazio e vi saluto. Bentrovati. Oggi invece parliamo di frumento. Il nostro socio è nel comune di Rivergaro, ha deciso di assicurare la sua produzione per un valore di circa 22.000 euro. Ha dovuto sostenere un costo di polizza di 567 euro. Ricordiamo sempre che questi costi includono tutte le spese burocratiche, ma sono scontati dell'importo di contributo che l'agricoltore riceverà. E ha ottenuto nell'anno 2019 un risarcimento di circa 14.000 euro. Allora, cosa sarebbe successo a questo agricoltore se avesse deciso di non assicurare? Sicuramente avrebbe risparmiato 567 euro, ma li avrebbe dovuti risparmiare per 24 anni, sperando che durante questi 24 anni di non incontrare altre avversità, quali eccesso di pioggia, vento forte, grandine, eccetera. Vi invito se avete qualche dubbio o necessitate di qualche chiarimento, a commentare il post sotto. Vi ringrazio e vi saluto.